Siamo della Valceno Web, volevamo sapere qualcosina su questi attrezzi perché per noi sono molto nuovi. Di cosa si tratta? È la rievocazione della lavorazione del cappello delle Mondine di un tempo, una lavorazione della basso modenese, basso reggiano verso le rive del Po, e dove si producevano questo tipo di cappello che era poi anche il sostentamento di tutta la provincia. Certo. Lei da dove viene? Io vengo da Novi di Modena. Okay. Sono ancora funzionanti? Sono tutte perfettamente funzionanti. Io vado in scuole, case di riposo, faccio la rievocazione di questo lavoro. Bellissimo, perché è giusto che anche i ragazzi sappiano quello che c'è stato una volta. Io parto dal taglio del tronco fino al cappello finito con gli attrezzi e le macchine dell'epoca. Quindi un ragazzino si rende completamente conto di tutta la lavorazione che c'è e le faccio anche partecipare a questa lavorazione. Complimenti, veramente, se vuole, grazie. Adesso le faccio vedere un po'. Sì, ecco, se ce lo può far vedere un attimo. Questa qua è l'ultima macchina che hanno fatto, risale all'inizio del 1900, era già a livello industriale. Benissimo, il funzionamento... ci fa vedere, grazie. Serve per la produzione del trucciolo, che poi va intrecciato, una volta fatta la treccia viene cucito. Che gli si dà la forma del cappello. Ma lei allora fa ancora questi cappelli? Io li faccio a scopo dimostrativo, li faccio. Ma se vuole entrare. Ok, bellissimo, veramente. Non l'avevo mai visto ed è una cosa veramente. Il vento è un po'. Ecco, una volta ottenuto il trucciolo, veniva poi effettuata la treccia. Si faceva in questo modo, se ne mettevano una sovrapposta all'altra, poi quella di sotto veniva messa al centro e così era iniziata la treccia che proseguiva. La treccia era l'unità di misura con la quale veniva corrisposto il compenso che faceva questo lavoro ed era lunga 60 metri, erano 30 giri di quel passo che vede il pezzo certo. di legno, facevano 30 giri di quello ed era una volta effettuata la treccia veniva raccolta su un cilindro e poi cucita con la macchina. Mi può far vedere un cappello finito? Certo, il cappello finito è questo. Ok. Niente. Questo? Questo è il cappello finito delle Mondine. Delle Mondine proprio? Delle Mondine, anche la forma era così. Il motivo della forma è dovuto a una cosa pratica, perché... quando arrivavano in Piemonte, che poi scendevano dai treni, gli veniva consegnato un cappello e non avevano certamente il tempo di chiedere la misura. Certo. Quindi con la forma conica, un po' più su, un po' più giù, andava bene alla maggior parte delle persone. Quindi era una cosa dovuta alla praticità più che all'estetica. Questa bicicletta cosa serve? Serviva per consegnare il materiale a casa delle lavoranti disperse nelle campagne. Gli veniva consegnato il trucciolo. Le donne poi effettuavano l'intrecciamento, la treccia, e poi andavano a ritirare la treccia fatta. Quindi questo qua era il mezzo di locomozione che usavano per caricare. Ma in che anni più o meno? Siamo alla fine del 1800, del 1800. Primi 1800, primi del 1900. Anche quella è una macchina manuale del 1850. Molto interessante. Il funzionamento è così. Il funzionamento è questo e... pratica identico, solo che viene fatto manualmente. Benissimo, qua un po' c'era... più faticoso dell'altra però. Sì, c'erano, e pensare che c'erano anche ragazzini attorno. Che lo facevano allora, bei tempi. Grazie tante, arrivederci. Signora, buongiorno, siamo della Valceno Web, ci può spiegare un pochino questi modellini? Siete voi che li producete? Mio marito che li produce, quindi meglio parlare con lui che di meccanica se ne intende molto di più di me. Benissimo, da dove venite però? Da Reggio Emilia. Ah, Reggio Emilia, grazie. Buongiorno. Senta, ci può spiegare un attimino la sua passione? Io ho passione per la meccanica, ho fatto il meccanico per 40 anni e come hobby riproduco i motori d'epoca. Perfettamente funzionanti, uguali, identici agli originali. Ma complimenti, perché veramente, a parte la pazienza che ci vuole, è bravissimo. Sì, sì, sì.
cerco di riprodurle il più possibile, diciamo al 99% sicuramente come gli originali. Questa qui è una macchina del 23 tedesca, e l'ho riprodotta al 100% come l'originale. Ok, grazie. Riprendiamo un po' dei suoi lavori. Sì, va bene. Okay, grazie. Sono tutti perfettamente funzionanti. Sono tutti perfettamente funzionanti. Benissimo, grazie. Scusa. Qui nessuno li conosce. No, infatti, questa qui è la prima macchina che ha costruito Henry Ford, quelli che poi ha costruito, sì, la fabbrica, sì, Ford. Sì. Questa invece è la prima macchina che ha costruito Karel Benz, che è poi Mercedes. Qui siamo del 1886, qui siamo del 1896. Grazie, ci può far vedere perfettamente se funziona, come funzionano? Le ho perfettamente riprodotte e funzionanti. Viaggiando su questa leva cammina anche. Possiamo metterla un attimo? Possiamo provare anche a metterla per terra. Okay. Fantastico. Ma bellissima. Complimenti davvero, perché è un genio a costruire queste cose. È anche abbastanza difficile, bisogna la meccanica, bisogna conoscerla, sono tanti particolari che ci vuole pazienza, ci vuole conoscenza, ci vuole sicuramente tante cose. Bene, vado a riprendere il suo modellino prima che sparisca. Sì.